Buongiorno, come state? Tutto bene? Rieccoci qua per un nuovo vlog. Oggi il vlog inizia in sala perché io ero di là che stavo facendo la mia colazione bella bella di là in cucina. Ma qualcuno qua stamattina, di nome Edoardo, si è svegliato con la mammite acuta, vero amore? E quindi non voleva che io stessi di là in cucina. Mi ha preso per la mano, letteralmente, mi ha preso, mi ha trascinato di qua in sala e quindi sono qua. Oggi è giovedì, quindi giornata relax per noi. Oggi staremo, secondo me, staremo tutto il giorno a casa perché ci siamo svegliati, ci sono 4 gradi. Io ho paura di uscire con 4 gradi. Ci congeliamo, Edo. Usciamo e ci congeliamo. Dovremmo solo uscire a pranzo perché siamo stati invitati dalla mia amica, nonché vicina di casa. Quindi nella sua pausa pranzo andiamo a trovarla e facciamo un pranzetto insieme. Però poi mi sa che comunque ce ne torneremo a casa perché fa troppo freddo oggi. La mattinata qua è già iniziata col botto, nel senso che ho già iniziato a fare lavatrice su lavatrice su lavatrici. Anzi, una devo già stenderla di là in cucina. Così ne metto subito un'altra perché il cesso di là in bagno è già di nuovo diventato la torre di Pisa. Però ne volevo approfittare tra una lavatrice e l'altra perché volevo cercare di leggermi il mio libro che è arrivato. Questo qua è un libro che mi ha regalato mia cugina del Brasile e l'ha scritto la mia youtuber preferita. Lei si chiama Flavia Kalina ed è una youtuber brasiliana che in realtà abita negli Stati Uniti. E negli Stati Uniti lei ha fatto era una maestra di scuola materna montessoriana e quindi parla un sacco del metodo Montessori, di educazione. Io sono innamorata di lei perché dà un sacco di consigli che ha riportato qua anche nel suo libro e quindi non vedevo l'ora di leggerlo. Vediamo se troverò almeno un quarto d'ora, una mezz'oretta per mettermi qua tranquilla a leggere. Oltretutto vi volevo parlare anche di un altro libro che ho letto, che ho finito di leggere, che si chiama Come stimolare giorno per giorno l'intelligenza dei vostri bambini. Questo qua. E parla di un metodo molto speciale, dà un sacco di consigli. Se vi fa piacere che ve ne parli, fatemelo sapere così faccio un video su questo, perché è davvero molto molto bello. Infatti ve lo consiglio un sacco alle mamme con i bimbi, dà un sacco di consigli utili questo libro qua. Ha visto che mi sono messa qua a leggere, ma non mi lascia proprio. Allora abbiamo preso il suo libro di Dori. Glielo fai vedere il libro di Dori, Edo? Guarda Dori, è lei Dori. Poi c'è il papà di Nemo e c'è Nemo. Ok, mi sono anche data una semisistemata perché ogni volta che guardo i vlog poi dico: Madonna, ma che faccia che avevo! Sempre struccata, stile casalinga disperata. Tanto fra un po' poi usciamo, quindi. Edo si è innamorato di questi mattoncini qua. Non gioca più con niente. Vero? Solo con questi mattoncini. Che è questa faccia da arrabbiato? Facciamo la casa? Ma che bello, cosa hai fatto un ponte, Edo? Che bella questa costruzione. Casetta di mamma? Tra un po'. Edo mi ha appena demolito la mia casetta. Sono rimasta senza fissa dimora. Sono rimasta senza casa. Mi hai ricostruito la casa col ponte? Sotto il ponte praticamente mi mandi a vivere. Sei comodo lì? Cosa? Buttati, buttati nel puffo. 3, 2, 1. Ma no, ti devi buttare nel puffo. Così Edo, 3, 2, 1. Via 3, 2,
Mamma, e mamma. sono mamma io. Dov'è Edo? Dove è andato a finire Edo? Ok, lavatrice numero 2 partita. Adesso devo pulire tutta la cucina. Non ho voglia, non ho voglia. Però mi tocca. Mi tocca. Provo a pulire la cucina e poi mi prendo un caffettino perché ci sta, ci sta. Ah, avete visto la new entry? Ho comprato una lavagna, cioè non l'ho comprata, me l'ha regalata la mia vicina di casa perché ne avevo bisogno. E un giorno è venuta a trovarmi e me l'ha portata, me l'ha regalata, troppo carina. Perché ne avevo bisogno per tipo annotarmi le cose, devo scrivere i miei impegni, le cose che devo fare, perché metterlo solo nel cellulare ho notato che non basta. Magari se me lo scrivo a lettere cubitali nella lavagnetta, magari mi ricordo, perché io sono una smemorina cronica, mi dimentico tutto. Hai sbattuto la capoccia, Edo, io ti ho sentito. Ti prendo? Io ti prendo, eh! Ti prendo! Basta, 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 devo mettermi assolutamente qua in cucina a fare le cose, se no oggi non finisco più. A dopo. Mentre stavo pulendo la cucina, Edo è venuto a reclamare la sua merenda. Qua che sto mangiando lo yogurt. È buono lo yogurt, amore. Adesso mi faccio anch'io un caffettino. La cucina, come sempre, non è delle più pulite, però va bene così. L'importante è che i piatti siano puliti. Abbiamo i dentini. Dai, adesso basta, chiudi. Chiudi l'acqua, per favore. Chiudi. Bravo. Adesso mettiamo a posto lo spazzolino. Bravo. Dentifricio. Dentifricio. Ok. Oh, grazie. Ok, rieccoci, siamo preparati, vestiti, anche Edo l'ho cambiato. Questa casa è un disastro, c'è un casino, adesso quando torno provo a mettere un po' a posto. Nel frattempo stavo cercando di mettere anche a posto il mio armadio di là, che non si capiva più niente. Edo si è fatto un volo, ha sbattuto la testa e gli è venuto un mini bernoccolo, infatti gli ho subito messo il ghiaccio però. Mannaggia, non posso lasciarlo fermo, non posso lasciarlo solo un secondo. Questa nel frattempo è la situazione del mio letto, perché stavo piegando tutto, devo mettere tutto a posto nel mio armadio che veramente non si capiva niente. Oh, Edo inizia ad avere anche un bel po' di sonno. Sì, decisamente ha sonno, quando inizia a piagnucolare così è perché ha sonno. Adesso allora ci mettiamo le scarpe, usciamo e provo a fargli fare un giretto qua nel passeggino, magari si addormenta. Se no poi è nervoso a pranzo. A dopo. Adesso le togliamo. Bravo. Delle chiuse. Vai, 3, 2, 1. Rieccoci a casa. Alla fine trona cos'è l'altra. Non sono più riuscita a filmare. Però Edo a pranzo non ha mangiato praticamente niente. Quindi sono andata all'Ecom che dovevo prendere anche altre cose. E gli ho comprato questi qua. Non glieli ho mai dati. Però gli piacciono. È buono. Cosa c'è dentro?
Latte fresco e fragola. Ma sì, dai. Giusto per non farlo rimanere proprio a stomaco vuoto, perché ho mangiato solo un po' di frutta. Alla frutta non dice mai di no, però un pranzo vero e proprio non l'ha mangiato, siccome sono già le 3:15. Diciamo che è una sorta di merenda, ecco. Me lo mangerei uno pure io. Devo resistere, però hanno un profumino di fragola. Adesso devo sistemare queste due cose che ho comprato in frigo. E, ho comprato più che altro delle verdure perché stasera volevo fare le verdure al forno. Non so se fare il mix di verdure o le verdure gratinate. Vediamo, adesso chiedo a Dadi cosa vuole, cosa preferisce e poi decido. Sono qua da più di mezz'ora che sto mettendo a posto tutta la roba. Sto piegando, selezionando e sembra che non c'è mai fine. Aiuto! Le lacrime agli occhi perché Edo mi ha appena fatto morire dalle risate. Perché ho messo una musica, una canzone brasiliana di là in sala e lui ha iniziato a ballare come un pazzo. Solo che non posso metterla qua su YouTube perché c'è la musica e quindi poi magari mi cancellano il video. Magari, ecco, magari la metto su Instagram. Vediamo, perché anche su Instagram cancellano i video, sapete? Me ne hanno già cancellato uno. Vediamo, provo a metterlo, vediamo se non me lo cancellano, me lo voglio fa troppo far vedere perché mi ha fatto morire dalle risate. No, mi fa morire dopo quando balla. Va bene, adesso provo a finire di mettere a posto tutto sto casino qua perché Adi mi ha detto che sta già arrivando e quindi volevo iniziare a far da mangiare. Però no, oggi mi dedico solo a questo perché sennò non ne vengo a capo. Allora, qua ho già tagliato tutte le verdurine. Adesso sono zucchine, pomodorini, melanzane, peperoni e cipolla. Qui ho unito 2 cucchiai d'olio, sale, un po' di origano, giriamo tutto. Ho aggiunto anche un po' di pan grattato e sono pronta per andare al forno. Oggi la cena è un po' pasticciata perché ho fatto il riso per Adi con le lenticchie che sono qua, che stanno cuocendo. Poi per me e per Edo ho fatto ancora un po' di zucchine perché tanto Edo le verdure al forno so che non le mangia. Ah, qua c'è anche il sugo che ho fatto per la pasta che ho appena scolato, così chiamo la ciurma e mangiamo. Buon appetito, Edo! Concentratissimo. E ci credo, non hai mangiato niente a pranzo. Buongiorno, rieccomi qua, rieccomi a casa in realtà perché ho appena lasciato Edo all'asilo. Purtroppo anche oggi niente lavoro, bed and breakfast vuoto, quindi sono a casa che mi godo un po' di relax. Non so se è un bene o un male perché essendoci poco lavoro però è così, non ci possiamo fare niente per il momento. Vi volevo far vedere il guardaroba com'è rimasto. Perché poi alla fine ieri sono riuscita finalmente a metterlo a posto. In realtà non è ancora proprio un bellissimo guardaroba, però quantomeno è in ordine. Allora, qua ho messo le maglie a maniche lunghe. Qua dietro ci sono le magliette a maniche corte, body, eccetera. Qua ci sono tutti le gonne, vestiti per uscire soprattutto la sera. Qua sotto i pantaloni, maglioni pesanti, là dietro c'è tutta la roba, i pantaloncini estivi e qua ci sono i miei pigiami. Qua sopra invece ci sono tutti i coprispalle. Adesso mi sono messa qua un attimino tranquilla e stavo leggendo i vostri messaggini. Che carine che siete veramente. Io sono troppo felice di avervi con me perché mi fate davvero tanto bene. E stavo leggendo alcuni messaggi che mi avete scritto e mi volevo soffermare un attimino su questa cosa qua perché in tanti mi avete scritto: ma Anna, come fai a essere così calma, così paziente? Io proprio non ci riesco e mi devo svelare un segreto. Allora, in realtà io ho passato una fase nella mia vita, ogni tanto vi parlo di questa fase nei video, dove l'anno scorso appunto avete notato che non facevo neanche tanti video perché era un periodo un po' così, dove io e Adi abbiamo attraversato una sorta di crisi familiare e di coppia. Ed era un periodo appunto dove ero molto nervosa, molto suscettibile, tutto mi faceva arrabbiare. Ovviamente avevo i miei motivi. Però
però questo portava a comportarmi in un modo che non mi piaceva molto, anche con Edo ero più nervosa e ho notato in prima persona che lui reagiva poi allo stesso modo. Se ero triste o nervosa, lui reagiva allo stesso modo in cui, tipo, se io gli rispondevo male, lo vedevo più nervoso, più cupo e abbiamo passato questa fase qua. Quindi adesso, poi a prescindere da tutto, per quanto ci siano dei momenti in cui lui mi mette alla prova, perché comunque lui mi testa giorno per giorno, mi mette alla prova, vuole vedere fino a dove può arrivare, sta formando il suo carattere, quindi è super normale che a volte faccia tra virgolette i capricci, si comporti in modo da bambino, insomma, che sta scoprendo il mondo, però cerco sempre di mettermi nei suoi panni e cerco sempre di, come dice anche la mia cara amica Flavia, che lei veramente è di ispirazione. Comunque cerco sempre di non reagire d'impulso come se lui stesse facendo qualcosa per irritarmi, perché so che non è così. Lui lo sta facendo per scoprire il mondo. E se io gli rispondo d'impatto, d'impulso, pa, in modo nervoso, ogni volta che succede qualcosa, che c'è qualche problema, se io gli rispondo in malo modo, lui imparerà a reagire così ai problemi della vita. E quindi, per quanto sia difficile, per quanto questo sia un allenamento giornaliero, perché comunque non è, vi assicuro che non è facile neanche per me, cerco sempre di respirare fondo, mantenere la calma e cercare di non dare di testa e cercare di dargli sempre, tra virgolette, il buon esempio, ecco, diciamo così. Però vi volevo rassicurare che anche io sono umana e non so che non è sempre facile. Va bene, allora siamo giunti alla fine di questo video. Siccome ho notato che nei vari vlog, nei vari video, mi fate parecchie domande anche su Instagram, avevo piacere di fare un video magari rispondendo alle vostre domande. So che va molto di moda, tra virgolette, su YouTube. Vedo che molte persone lo fanno, quindi se vi fa piacere che un video di questo tipo qua, scrivetemelo nei commenti. Se vi fa piacere posso fare anche un video di questo tipo qua. E se avete qualche video in particolare, se volete vedere qualche cosa in particolare, come sempre, scrivetemelo nei commenti, fatemi sapere. Io vi ricordo che se vi fa piacere mi potete seguire su Instagram, vi lascio il nome scritto qua, AnnaGloria91. Inoltre vi invito come sempre a mettermi un mi piace al video se vi è piaciuto, a iscrivervi nel canale, che oltretutto saluto tutti i nuovi iscritti, stiamo crescendo sempre di più e sono stra 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 felice. Saluto ovviamente tutte le persone che erano già iscritte. Io vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao ciao!